Exclusive and action! Ciao amici del mio canale, bentornati, sono felicissimo oggi di fare questa ricetta per voi. Prima di iniziare tutto un bel down, volevo dirvi che la scorsa ricetta del plum cake e mirtilli era veramente la più buona che abbia mai fatto. Me lo mangio tutte le sere un pezzettino ed è veramente, ma veramente buono. Exclusive cosa significa? Oggi farò proprio la prima ricetta fatta totalmente da me. Magari esiste, magari no. Sicuramente questa non l'ho guardata, me la sono creata io. Sperando esca, se non esce, vabbè, facciamo finta di niente e siamo tutti felici lo stesso. Cosa facciamo? Le meringhe. Cosa serve per questa ricetta? Semplicissimo. 100 g di bianco, che andremo giustamente a montare. Poi, 50... qua, questo contiene 50 g di zucchero a velo. Ho diminuito le dosi perché contiene 25 g di cioccolato fondente e 50 g di uvetta sultanina. Ho diminuito le dosi per il semplice fatto che tendiamo a eliminare lo zucchero, che tra virgolette fa male, mettiamo l'uvetta sultanina, che già di suo contiene zucchero e fa molto, molto più bene. Perfetto, dopo teoricamente volevo metterci anche alla fine la noce, la nocciola sopra, ma lasciamo perdere già che questa ricetta se uscirà un miracolo. Allora, come funziona? Per prima cosa, semplice, come si fa sempre, si va a montare il bianco. E dopo, quando è montato, aggiungiamo poco alla volta tutto il quello che contiene. Partiamo. Eccoci ragazzi, avete visto? Questo è montato neve. Adesso cosa faremo? Allora, praticamente si può aggiungere poco alla volta, magari mentre il composto che rimane, mentre gira. Ma noi per sicurezza, per non smontarlo, lo aggiungiamo e dopo mischiamo con un cucchiaio. Faccio vedere. Ecco qua. Allora. Scusate. Ok. Allora. Cucchiaio di legno. Spatola, ragazzi. Ecco voi la spatola. Allora, ecco qua. Ovviamente lo aggiungiamo. Possiamo mettercelo anche tutto a sto punto. No, vabbè, facciamo due volte. Così, sempre dal basso verso l'alto. Mi raccomando. La madonna, com'è duro. Ok. E aggiungiamo anche il restante. Sempre dal basso verso. Adesso vi faccio vedere il semplice procedimento di una o due spumiglie. La boccuccia, mi raccomando, quella più grossa. Perché essendoci dentro l'uvetta anche tritata, comunque tende sempre a essere grossa. Vabbè. Allora, lo mettiamo dentro il nostro sac à punch. E poi facciamo le nostre spumiglie. Ecco qua. Voilà. Si parte. Allora, la grandezza come volete voi. Credo così sia più che sufficiente. E facciamo ovviamente per tutto. Eccoci amici! Non ci posso credere, l'aspetto è ottimo. Ovviamente tenderanno a non uscire perfette perché comunque ci abbiamo l'uva sultanina e tende ad avere dei vuoti aria magari. Comunque ho fatto il possibile, sembrano molto belle. Ora in cottura per 85 gradi per 2 ore. Sì, le spumiglie o meringhe tendono una cottura molto molto lunga. L'importanza è non esagerare. Ripeto, 85 gradi per 2 ore. A dopo. E vai, eccoci alla fine del nostro esperimento. Direte, ma dove siamo? Abbiamo provato un po' di test di mia madre a farli raffreddare in qualsiasi si possa. Dato questo era il posto più freddo, abbiamo provato anche quello. Allora, i biscotti sono usciti. Come vedete, questa cremina qua è la rilasciata all'uvetta. Presumo che nessuno abbia mai fatto questi con l'uvetta. Difatti c'è un perché. Sono risultati abbastanza buoni, comunque sono piacevoli al palato, io li mangerò sicuramente. Se volete un consiglio, sicuramente è, allora, o farli più grandi o ancora il risultato migliore è farli cuocere almeno per 3 addirittura 4 ore, perché dopo 2 ore non sono sufficientemente, e alzare ovviamente magari la temperatura a 100 gradi. Niente, io sono contento. Comunque, diciamo che la ricetta tra virgolette non è uscita per questo motivo.
anche se ovviamente questi qua li mangerò perché se vi piace l'uvetta sono molto buoni. Io ve li consiglio, sono stato sincero con voi, vi ringrazio amici. Ciao e alla prossima, mi raccomando, tanti mi piace comunque. Ciao ciao!